Attraversare i secoli dal 1400 ai giorni nostri indossando abiti da sposa da favola è l'esperienza vissuta da 31 ragazze e donne modelle per un giorno. Un sogno di occhi aperti che si è concretizzato e trasformato in realtà nella suggestiva cornice di Palazzo Piatti Reghenzani nel cuore di Teglio in una bella serata d'agosto. Il modello è risalente al 1400. Al 1400, sì, della signora Panizzon, allora, che è stata la signora che ha appunto donato tutte queste meraviglie al comune di Teglio. Signora, le sue emozioni? Le emozioni sono grandi, perché è come rivivere quello che hanno vissuto gli antichi, con abiti meravigliosi. Allora, è stato realizzato partendo da zero, quindi è proprio un'idea delle nostre sarte. E è un abito del 1860, è stata una bella esperienza. È stato realizzato anche questo a mano, interamente dalle nostre sarte. L'emozione questa sera? Direi molta. In un abito da sposa è contenuto un sogno? Certamente, è contenuto il carattere di chi lo indossa, i suoi sogni, il suo stile, le sue aspirazioni e il desiderio di felicità. Questa sera un sogno ad occhi aperti a Teglio. Sì, veramente una grandissima emozione. Questa sfilata ci ha riempito di gioia, perché abbiamo pensato che ciascuno di noi in casa ha il proprio abito da sposa, anche il mio è sfilato questa sera. E abbiamo pensato, perché lasciarli sempre nell'armadio chiusi? E quindi li abbiamo fatti sfilare questa sera con tutte queste bellissime ragazze. Abbiamo fra l'altro proprio pensato di raccogliere abiti di tutto il comune, quindi abbiamo spose di San Giacomo, spose di Tresenda, spose di Teglio, proprio con l'idea di riunire il nostro bellissimo comune. Sindaco, una notte davvero memorabile a Teglio. Sì, una serata veramente molto particolare a Teglio. Abbiamo voluto valorizzare questi abiti facendo una ricostruzione storica dal 1400 ad oggi all'interno di un palazzo storico che è il Palazzo Piatti Reghenzani. Quindi abbiamo valorizzato gli abiti e abbiamo valorizzato il palazzo. Quindi è stata una serata veramente molto molto importante. Un regalo per i turisti, un regalo per i residenti, insieme a tutte le altre serate che ci sono state quest'anno a Teglio, che ha offerto veramente tantissimo.